cosa fare a Manchester quando hai poche ore per stare in città e il tuo aereo già ti aspetta. Io dormivo nella zona di Deansgate, proprio qui a Deansgate, tra i canali di Castlefield e praticamente Liverpool Street, si trova il Museo della Scienza e della Tecnica di Manchester, altresì detto Science and Industry Museum of Manchester. Diciamo, Manchester è una città che ha dato molto alla rivoluzione industriale del mondo, non solo inglese. E qui dentro, insomma, si parla un po' di quell'aspetto della città che è sicuramente peculiare se venite qui e se volete conoscere un po' di più della città. Il museo è gratuito, apre alle 10. Io adesso mi appresto a esplorarlo e poi vi farò sapere com'è. Della scienza di Manchester. Qui attorno a me c'è tutta la struttura, il museo si dispiega in vari edifici. Quello che c'è alle mie spalle adesso, perdonatemi, questo qui è The Great Western Warehouse, mentre dietro di me, non so se riuscite già a vederle, tipo in questa zona qui c'è la Powerhouse e c'è la stazione. La Powerhouse ovviamente era stata creata nei tempi in cui l'industria di Manchester era cresciuta per dare energia all'industria, mentre la stazione che si trovano in questa zona, quindi dalle parti di Castlefield, è la prima stazione passeggeri che si è mai stata realizzata. Adesso voglio andarla a vedere. Del genere, c'è un tipo di turbina, motore idraulico, qualsiasi altra cosa si possa essere stata creata in questa città che l'ingegneria ne sa qualcosa. Finale del Museo della Scienza e della Tecnica di Manchester è in un edificio separato, è sempre un listed building, ovvero un edificio storico, che è questo dentro cui ora mi trovo. È praticamente l'edificio che era stato creato più o meno a metà 800 per diventare il mercato delle merci che arrivavano con la ferrovia che abbiamo visto prima. In questo edificio adesso è ospitata la sezione aeronautica del Museo della Scienza e della Tecnica. Perché? Perché Manchester ha avuto anche un ruolo chiave nell'ingegneria aerospaziale, o comunque per la costruzione degli aeroplani. Qui dietro di me un aeroplano della RAF. Io adesso continuo il mio giro, è quasi finito e anche sono quasi finite le mie ore in città.